volte ti è capitato di aver voglia di disegnare ma di non sapere cosa disegnare? E pensi che questo sia un problema? Da oggi avrai 5 soluzioni a tua disposizione. Per chi non mi conoscesse, io sono Giulia, in arte scaloppine, e sono un'artista autodidatta. A tutti capita prima o poi di avere un periodo in cui non si sa più cosa disegnare, cosa dipingere, aver voglia magari di cambiare, fare cose diverse, ma incappare sempre nelle stesse cose. A me è capitato un sacco di volte e in questi periodi vi consiglio di provare a svagarvi, a sperimentare proprio cose diverse, ma senza l'intenzione di fare il capolavoro. Prendetevi un po' di tempo per esplorare. Detto ciò, partiamo con il primo metodo, quello più semplice, facile e intuitivo, che tutti potete fare fin da subito, ovvero osservare ciò che vi circonda. Guardate magari fuori dalla finestra, se siete in campagna, in città, al mare, disegnate quello che vedete. Se l'avete già fatta o non vi va in quel momento, guardatevi intorno, guardate in giro per la casa tutti gli angolini più particolari o gli oggetti che avete semplicemente davanti a voi, come può essere un vaso con dei fiori o un vaso vuoto. Approcciate tutto in modalità studio, nel senso che se vedete qualcosa davanti a voi, cercate di farla magari in angolazioni diverse, con luci diverse. Una cosa molto bella che vorrei fare e sto rimandando da tanti anni è fare il paesaggio della mia finestra in tutte le stagioni diverse. Anche questa può essere un'idea. Ogni 4 mesi, 2 mesi voi rifate lo stesso disegno e vedete cosa cambia. Anche i vostri animali domestici possono essere un ottimo spunto. Per esempio, a me piace tantissimo disegnare i miei gatti e li disegno anche quando dormono, quando fanno cose diverse. Magari gli faccio delle foto così sono sicura che non si muovono e ho un po' più di tempo. E poi mi faccio tutti i miei studi tranquilli nel mio sketchbook. Se in questo periodo state guardando una serie che vi appassiona molto o un film che avete visto e vi piace, potete anche semplicemente disegnare tutto un kit del personaggio principale o personaggio che vi piace di più, come per esempio può essere Harry Potter, e disegnare la bacchetta, la civetta e tutti i suoi accessori, se non volete fare il solito ritratto e imbattervi in qualcosa di più complicato, chiaramente. Una cosa molto bella è collegata a quello che ci circonda. E uscire fuori di casa con il nostro sketchbook e un paio di matite e disegnare tutto quello che ci piace di più o che rappresenta meglio la stagione in cui siamo. Questo è uno dei miei metodi preferiti perché è quello più originale, quello che sarà poi più nostro, perché ci verranno in mente un sacco di ricordi quando riguarderemo quei disegni fatti alla finestra, fatti all'aria aperta, fatti al nostro gatto quando magari era piccolo. E sarà fantastico. Alla fine i disegni sono delle fotografie, ma con l'anima. Passiamo al secondo metodo, che è anche un gioco e potete fare sia da soli che in compagnia. Il gioco è questo, io l'ho trovato su Amazon, vi metto il link in descrizione e adesso vi faccio vedere come funziona. È proprio un gioco da tavola. Qua ci sono le regole. Ah. C'è un rimasuglio di quando avevamo giocato e ci sono tre mazzi di carte. Ed eccoli qua, ci sono personaggio, azione e luogo. Dovete pescare una carta da ogni mazzo, vedere cosa viene fuori e fare un disegno con tutte le tre cose unite. Se lo fate da soli potete farlo nel tempo che volete, se lo fate con gli amici invece dovete metterci al massimo 3 minuti. Ogni carta che indovineranno i vostri amici sarà un punto e chi farà meno punti dovrà bere, ecco perché si chiama così il gioco. Se lo fate da soli potete anche non bere, chiaramente. Questa a voi poi vedere se prenderla con più o meno serietà. Io non vi faccio vedere i disegni che ho fatto con i miei amici perché sono veramente imbarazzanti, però vi assicuro che questo gioco è veramente tanto 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 divertente.
e vi farà fare un sacco di risate. Se la prenderete con più serietà, invece, sicuramente vi farà fare dei disegni assurdi, perché non credo che voi abbiate mai pensato a Yoda che frigge le uova al Vaticano. Credo di no, io no. Terzo metodo, anche per questo non vi serve niente, non dovete spendere soldi, comprare cose, e chiedere ai vostri followers su Instagram. Mettete un box delle domande nelle storie e chiedete cosa disegnare. Magari se c'è una risposta che non vi convince tanto e non vi stimola, aggiungete insieme un'altra risposta diversa e cercate di fare qualcosa di ancora più particolare. Arriviamo al quarto metodo, ovvero i bigliettini. Questo metodo l'ho inventato proprio questa settimana ed è da qui che mi è venuto in mente di fare il video delle idee su cosa disegnare. In questo barattolo ho messo i nomi di vari artisti e corrispondono a quei libri che ho là in fondo. Sono tutti pittori famosi come Van Gogh, Giotto, tutti di questo calibro, insomma. Invece, in questo barattolo ho messo tutti i materiali che ho qua nello studio, che possono essere i pennarelli, gli acrilici, le gouache, gli acquarelli, tutti quanti, insomma. Quello che vado a fare semplicemente è andare a pescare un bigliettino da un barattolo e un bigliettino dall'altro barattolo. Insieme darà fuori il mio disegno. Per esempio, il primo che ho fatto era Van Gogh più pennarelli ed è venuto fuori questo. Come vedete, non è che, cioè, non ci è impiegato neanche un'ora, è semplicemente per cercare di fare qualcosa di nuovo e stimolare un po' il cervello, insomma. Ricordatevi che la creatività va allenata, quindi è difficile creare qualcosa di nuovo se non facciamo mai qualcosa di diverso. Questo dei bigliettini è fantastico perché prima di tutto costa zero e potete farlo fin da subito, quindi non avete scuse, e poi potete adattarlo veramente a tutto quello che volete. Per esempio, siete appassionati di film e cartoni animati? Mettete in un barattolo tutti i film che vi piacciono di più e in un altro tutti i cartoni animati che vi piacciono di più e poi fate un film con lo stile di quel cartone animato. Per farvi un esempio, potete mettere, che ne so, The Office come film serie TV e Tim Burton come stile di cartone animato. E io non so cosa può venire fuori, ma sicuramente qualcosa di favoloso. Questo dei bigliettini è un po' simile al gioco, però diciamo che il gioco vi fa uscire un po' di più dalle vostre zone di comfort, invece i bigliettini vi fa rimanere un po' di più in quello che siete sicuri. Quinto metodo, anche questo ho appena scoperto e infatti non potevo non metterlo, ovvero questo libro. Questo libro propone 642 cose da disegnare e sono molto variegate perché ci sono cose astratte, cose molto più materiali. Insomma, se vi piacciono le challenge tipo Linktober, questo libro fa proprio al caso vostro. Dentro semplicemente è bianco e ci sono dei riquadri dove ci sono appunto le cose che dovete disegnare. Potrebbe essere uno dei miei buoni propositi per l'anno nuovo, forse, completare tutto questo libro. Non lo so, forse, vedremo. Fatemi sapere se proverete uno di questi metodi o più di uno e commentate con l'emoji della matita se avete guardato il video fino a qui. Anche per questa volta è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!